l'influenza quest'anno, che tipo di aggressività il virus comporta e quando raggiungeremo il picco, come si sta, diciamo, manifestando? Stiamo osservando l'andamento di questa epidemia, che era cominciata, diciamo, sottotono, in tono normale, che poi nelle ultime due settimane ha avuto un'impennata, cioè il numero di casi registrati per settimana sono aumentati, lasciando pensare ad un'accelerazione. Per cui avevamo fatto una stima iniziale, ma del tutto ipotetica, di raggiungere il picco come al solito a febbraio, mentre invece probabilmente verrà anticipato di qualche settimana. Probabilmente avremo un maggior numero di casi. Stiamo tirando le somme anche della campagna vaccinale, che è determinante per definire quante persone ammaleranno di influenza, perché la somma degli ammalati di influenza è uguale alla somma della popolazione non vaccinata e delle popolazioni vaccinate. Questa differenza ci dice se ci vacciniamo meno ci ammaliamo meno. Quindi stimiamo che probabilmente verso metà gennaio avremo probabilmente il picco, e sarà un picco un pochino superiore a quello atteso negli anni passati. Per quanto riguarda invece il vaccino influenzale, oltre, diciamo, alle categorie un pochino più sensibili, lo consiglia anche a adulti o comunque persone che sono in buona salute, oppure lo sconsiglia? Vede, una delle cose singolari dell'informazione è che nessuno sa esattamente chi si ammala di influenza. Allora, se lei guarda la casistica di tutte le settimane, si accorgerà che quelli che si ammalano più di influenza sono soprattutto bambini e giovani. I vecchi si ammalano poco, perché sono vaccinati contro l'influenza, ma invece la popolazione giovanile è fortemente colpita dall'influenza, e anche i giovani adulti. Quindi, diciamo, soprattutto i bambini e poi via via sempre meno gli adulti fino ad arrivare agli anziani. Quindi chi si deve vaccinare di più? Quelli che si ammalano di più. E questo è uno dei controsensi, perché si scambia la gratuità del vaccino erogato dal Servizio Sanitario Nazionale, che è per gli over 65, con il fatto che sia utile per tutti. Noi dovremmo fare una vaccinazione intensiva in maniera tale da... perché lei sa che il vaccino impedisce l'effetto cloud, no? Cioè, se uno si ammala trasmette, e quindi i medici per esempio dovrebbero tutti quanti vaccinarsi, perché sono i principali untori di influenza, sono a contatto con tutti. Quindi noi dovremmo praticare in maniera sempre più ampia la vaccinazione antinfluenzale, al di là della gratuità fornita dal Servizio Sanitario Nazionale. Per quanto riguarda l'influenza aviaria, se ne parla in Europa, c'è possibilità che arrivi, si diffonda anche in Italia? È un allarmismo un po' gratuito? Chiariamo, l'influenza aviaria è una malattia. Il virus responsabile dell'influenza aviaria, o meglio, i virus, i ceppi virali responsabili dell'influenza aviaria, ormai sono stabilmente presenti nel mondo da molto tempo, e non c'è nessuna possibilità che scompaiano. L'equilibrio tra la diffusione virale e le popolazioni protette determina poi la diffusione, cioè i virus sono una nuvola che pervade il mondo e si spostano dove trovano ospiti, animali, umani che li ospitano, che li diffondono, e soprattutto trovano una popolazione indifesa, no? Cioè è un aggressore che subdolamente colpisce le popolazioni. Quindi che ci sia ormai un ciclico ritorno dei virus cosiddetti dell'influenza aviaria è assolutamente inevitabile. Sta a noi mettere in atto tutte quelle procedure che ne impediscano la riacutizzazione e quindi la epidemizzazione, cioè milioni di casi anche gravi.